Buonasera a tutti, buongiorno, benvenuti in questa live video registrato, non è totalmente rincoglionito stasera. È emozionato perché è la mia prima apparizione in live. Presente. Ciao, sei, sono Vanessa e lo zio. Mio zio, adottato. Sì. Comunque, dai. Sono sua nipote. Facciamo, l'ho invitata direttamente da Instagram, TikTok, perché qua bisogna... Sono molto famosa. Sì. Modestamente. Dai, seguitela in tutti i social che esistono, perché lei proprio è... Però, prima di seguirvi, devo conoscervi, perché sennò non seguo la gente che... Esatto, dopo... Dopo troppe richieste. Amicizie, chat, messaggi... Appunto, va bene. È la mia prima esperienza live, quindi... Appunto, non vedo l'ora di iniziare. Sì, più o meno. Comunque, bando le cazzate... nuova esperienza di gioco, nuovo gameplay, nuova storia, nuovo thriller, fatto metà import. Comunque, le redding passano alla protagonista qua. Che devo schiacciare. Nuova storia, nuova partita, dipende dal gioco. Bene, nuova storia. Nuova partita e andiamo, iscrivetevi al canale, partiamo. Ricominciando la storia, annullerà gli attuali progressi, vuoi continuare? Nuova storia. Nuova storia, iniziamo ragazzi. Ovviamente silenzio di tutto. Silenzio, perché qua bisogna concentrarsi. Bene! Sono rumori molesti. Comunque... Bisogna schiacciare qualcosa? Tutto col mouse. La freccia. Cos'è questo? Ok. Sto cercando di capire come... Appunto! Ragazzi, sì. Si arrabbia. Ma che figo! Si arrabbia facilmente, ragazzi. Ma da qua? È una cosa assurda, ragazzi. Ah, ok, ho capito. Con calma. Stiamo fermi. Bella. C'è la lume di candela. No, potete capire che la lume di candela. La roba assurda. Gira manovella. È un attimo che vien fuori. Gira manovella. Zitto. Dai che mi gira i coglioni. È già inquietante questa bambina. Oh. Sfoca l'immagine. Non ho toccato niente. Romano. Chi che non vede nessuno? Serato. Senti. Ma tu l'hai già visto sto film? L'hai già visto sto film? E allora? Non spoilerare. Bene. Erika. Non dovresti giocarci. È pericoloso. Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House. Era un'infermiera e io un dottore. Mostra la forma. In che senso? Trascina. Verso di te. Oh, io non sono abituata. Ok. Già incazzata. Di notte ci raccontavamo storie. Pure il ciclo. Lei mi parlava del futuro. Bene, benissimo. Perfetto, serata ideale. Cose che solo lei vedeva.
Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa, col marchio di una farfalla, che nel fuoco poteva vedere il futuro. Bravo. Ancora. Sono ben postato. Le dicevo che era magica, come la sacerdotessa. Credo che anche tu sia magica, ma dovrai provarlo. Scegli una foto, quella che preferisci. Non lo so, tu che dici? Saggia. O intuitivi, direi. Saggia, intuitivi. Scusa il termine. Ma che le fanno? Ma va? Oh! Ora chiudi gli occhi e concentrati. Adesso evoca il potere dell'antica sacerdotessa. Trova di nuovo la mamma. Ascensi. Cerca di indovinare dov'è la tua preferita. E dei poteri soprannaturali. Ah, devo alzare. No. Alzo. Ah, che disastro. Tranquilla. Sei ancora magica. Sarà sempre con te. Ricordatelo. Anche se non è qui, è sempre parte di te. Se potessi guardare nel fuoco e vedere il futuro, cosa credi che vedresti? Oh! Colpo di scena, ragazzi, colpo di scena. Molto macro. Per i deboli di cuore, insomma. Che schifo. Abbastanza. Molto Shakespeareano. Ricordo che ho finito il gioco con un commento da fare. Molto Shakespeareano. Ci sono molti colpi di scena. Adesso mamma. Neta il vero, neta! Dio! La sua mamma da giovane, no? Bene, ci sono dei pensieri che ovviamente durante il gioco hai millesimi di secondi da pensare. Secondo me lascia perdere, per ora. Cosa? Sto pensiero. È il passato. Beh, io almeno lo farei così, insomma. Dici, è la prima volta che mi capita questo sogno. Non si sa mai. Oh.
vuole. Ah, sei imbriaca questa. Chiudi, togli il lucchetto. Chiudi. No. Decisione. Come si sceglie? Con la X. Che senso? Se vai su giù, vedete? No? No? Boh. Allora c'è un'unica icona. Ah, in teoria con l'X. Oh. Vabbè, lo lasciamo. Un momento di confusione. Bene. Cioè, diario dei ricordi. Beh, questo è il segno che aveva suo papà. Questo è suo papà, questo era un tipo. Diario segreto. Loro si sposano, slegati, insomma. Questo è la tipa di prima. Certo. Questo è il coso che aveva su musica. Perfetto, intelligente. Intelligente. Io non ce l'avrei mai fatto. Comunque. Ascoltando un podcast. No, tre banali. Poi. Mystery Box. Amazon. Amazon, è arrivata Amazon. Ma no, amo, sono i prodotti beauty. Prodotti beauty. Che schifo. Scusa, quanto l'hanno pagato questa attrice? Milioni. Signorina Mason, sono il sergente Blake. Ho l'incarico di seguire il caso. Posso vederlo? Prometto di ridarglielo. Un segno a strappo. Se per te è importante questa immagine, non la dai, sennò... ma non posso loro, strapparla. Se loro servono per i vizi, per scoprire, ma... io gli farei consegna. Consegna. È un disegno che fa spesso. È greco, vero? Lavorare chi? Subito. E lei come lo sa? Ho letto il dossier di suo padre. Ho dovuto. La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar. Lavorava alla Delphi House. Credo che ci sia stata con suo padre. Non so. Lavorava lì. Non sapeva che ha fondato la Delphi House insieme a quest'uomo. Lei da grande. Lato è sono sbalzato. Anche lui potrebbe essere un obiettivo. Senta,
Al momento stiamo sorvegliando la Delphi House, programma di protezione. Condurrò le indagini da lì, credo che per ora sarebbe il posto più sicuro anche per lei. Effettivamente, capire chi è questo. Vedremo andando avanti. Perché adesso è molto lì. Beh. Adesso è molto lì. Per tutti i vari film. Alla fine, verso metà film, inizia ad animarsi. Esatto, devi fare ti muovi o no? Bello, saranno fuori a fumare. Aspetti, vado a vedere. Veramente guardate intorno. No. Quello che succede. Sono sempre le stesse foto che girano. No. Bene, perfetto. Oro. Allucinazione. Oh. Sa chi è? Lui chi è? Ah, a girarci. Rispondere o vai? Rispondo. Rispondi, rispondi. Sì. Erica Mason, era tanto tempo che volevo parlarti. Chi parla? Eri così sola. Stringevi tuo padre, coperta di sangue. Lui non è quello che tu pensi. Segui la musica. Trova Ludy Carter. Guarda cosa le ha fatto. Guardalo per quello che era davvero. Hai ucciso tu quell'uomo. Mi hai mandato la sua mano. Lui era uno di loro. Indossava il medaglione, lo stesso che ti ho mandato. Trova Ludy Carter. Guarda tu stessa. Bene. Lo scegli sarà di qua o di qua? In teoria. Vado sì. Di qua. Vai, vai. Ah, ovviamente. Levati dai doni indica. Tanto devo stare qua, non posso mica andare via. In ogni modo, in ogni caso mi avrebbero riportato lì. Ti senti un piano? Ti senti un piano? Cioè
Ok. Sei arrivata? Manco male. Andiamo a sederci qua. Vediamo che succede. Però non si apre da solo. Ah, grazie dell'aiuto. Bene. Gli chiedo il messaggio là. Chi l'ha scritto? Nos. La prima cosa che noti. Ah, sì. Schiaccia lo X. A quelle porta. Ah, questo? Tanto questo. Dove? Guarda tutto in una stanza. Inizio no. Ah, però. Ti giuro, adoro strobili. Però è ma giusto. Proprio tema. Ci sono un sacco di giochi qui. Sarà. Manca l'ultima stanza. Ciao. Bene. Girata. Oh, ovviamente perché da sola, ovviamente no, non è troppo effetto proprio negativo. Questa? Di fascico ovviamente tutto di hola, è arrivato qualcuno? Ovviamente scappa. Che diavolo stai facendo qui? Bene. L'ho beccata nel mio ufficio. Non ha nemmeno provato a scappare. Ehi? Che perdita di tempo. Vedo che ha trovato qualcuno. Sarei dovuto restare qui. Sono nei guai. Ero dentro l'ufficio. Perché? Cos'è successo? Le ho detto di aspettare. Ho trovato un fascicolo su mia madre e dice che era ricoverata qui come paziente. Qualcosa non torna. Flowers era il suo capo. Lui dovrebbe saperlo. Glielo chieda. Non capisce. Ha telefonato una donna. Lei sapeva chi ero. Ehi, giù il telefono.
Devo andare. Signor Steinbeck, il sergente Blake è qui in veste ufficiale, come l'ispettore capo Colker. Signore, dobbiamo parlare. Ci sono degli sviluppi. Certamente. Può mostrare alla signorina Mason la sua stanza? Volentieri. Andiamo, ti faccio strada. Avevi visto? No. Vabbè, neanch'io. Immagino che non ti ricorderai di me. Io lavoravo con tuo padre. Mi occupavo di te quando eri piccola. Mi dispiace, è stato tanto tempo fa. No, non fa niente. E poi ero molto più carina allora. Comunque, questa è la tua. Magari potresti riconoscerla. Il signor Steinbeck, il portiere di notte, è di sotto se hai bisogno di qualcosa. E mi ricordi? Molto lente questa sequenza, però ci giova un pochettino. Lo so. Come non lo so. Non è io che sono lì. Bene, dossier. So che fossero molto... vinili. Sì. Ok. E ovviamente musica farà. Ci sta per far continuare a finire il terrore logico. Che sei stata lì, questo lo abbiamo capito. Guarda sotto il letto, zio Lucien ha lasciato qualcosa. Ti terrò lontano dai guai. Poco inquietante. Cosa c'ha chi? Quelle bombe. C'ha chi, la bomba assassina. Quelle.
Beh, anche il padre è un po' inquietante, sì, su Sabine. Eccolo. Eccola, ecco, stampata. Proprio come te. L'acquarello. Vivo, c'è un progresso. Ok, sono finito. Bene. Va bene. No comment. Tutto sta in frina qua, posso. Bene! I classici del thriller. Aria. Bene. Ha fatto palestra. No, questa è stata investita, no? Palestra. No. Non sul tappeto. È pulito. Ehi. Kirsty, ho detto che potevi aiutarmi, ma se pulisci devo esserci anch'io, ok? Lo sai, niente pulizie senza supervisione. Va bene. Ok, andiamo avanti. Cosa? Salute. Scusa. La stronza su sempre. Vabbè. Immaginavo. Ehi, temeraria. Vieni qui. Non farci caso a qualche disturbo emotivo. Perché non crepi, Anna? Sembra simpatica. Vaffanculo. Ma non è colpa sua. È colpa della società. Vieni, siediti, ti faccio vedere. Vedi questo pezzo? È facile, solo 4 note. Pa 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 pa. Big. Ho fatto cazzato. Io faccio il resto. Schifo di canzone. Vado col suratorio. Certo. Non riconosci neanche un'attrice? Ma pare che sto parlando. Oh, mi ricordo. Perfetto. Ci sta. Bene. Soffre di... Bene. Merda. Ci sta. Che cosa fate? Giochiamo a casa. Vado. Giochiamo a briscola. No, niente pulizie. Niente pulizie senza supervisione. Kirsty. Basta, Sinta. Kirsty. È tutto a posto. Lei sta bene. Puoi andare a chiamare qualcuno. Esatto. Ora i coglioni. E tu ci. Perché? Dice che novità. Kirsty adora attirare l'attenzione.
spalanca quegli occhioni finché non ottiene quello che vuole e poi inizia... Smettila subito. Ma perché? Why? Erica, perché? Il sergente Blake è qui. Ti aspetta nell'ufficio principale. Proprio l'altra, proprio non cagate il figlio, ovviamente. Eccolo qua. Sentati. Erica Mason. Denzel Washington. Sei uguale a tua madre. La Sofia, l'ultima volta che ti ho visto arrivavi a malapena alla scrivania. Sono Lucian Flowers. Ho fondato questo posto insieme a tuo padre. L'ho riconosciuta dal ritratto nell'atrio. Per carità, quello è terribile. Se non fosse stato per tuo padre l'avrei fatto togliere. Hai dormito bene? Bisogna abituarsi a questa vecchia baracca. Ho una domanda. Riguarda mia madre. Ah, sì. Buffo che tu l'abbia nominato. La sera che sei arrivata, qualcuno si è introdotto in ufficio per frugare nei nostri documenti. Non voglio metterti a disagio, ma questo è un ospedale. I nostri pazienti hanno diritto alla loro privacy, qualunque siano le circostanze. Mi dispiace. Non volevo causare problemi. È tutto a posto, davvero. Lo capisco. Tua madre soffriva di epilessia. Quando rimase incinta, la malattia peggiorò. Le fu prescritto riposo assoluto, così diede le dimissioni. Chiese che ci occupassimo di lei fino al parto. Tu sei nata qui, in fondo al corridoio. Ehi, non sembra esattamente un ospedale. Per te è molto difficile essere qui. E... questo non è molto, ma ti ho portato una cosa. La Shining. Un ospedale psichiatrico. Esatto. Forse. Era di tuo padre. Tua madre glielo regalò il giorno del matrimonio. È un po' scontato. Inizio. Io l'ho conservato. Ehi, scusatemi. Dalla compagnia telefonica non abbiamo novità sulla chiamata della notte scorsa. Erica, è molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar. Potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo. Sono in pericolo. Tutto ciò che sappiamo è che chiunque abbia ucciso il signor Johar è interessato a lei. Onestamente, non abbiamo molto in mano. Il signor Flowers ha suggerito qualcosa che potrebbe aiutarla a ricordare il volto dell'assassino. Bene. Ho dei flash dei... degli incubi. Una sagoma di donna con una pistola. Tutto qui. È come una terapia. Fu sviluppata da tuo padre e potrebbe aiutarti con i tuoi incubi. È del tutto indolore. Io non lo so. Erica, la prego. Ci sono troppe somiglianze col caso di suo padre perché sia una coincidenza. Se otteniamo una descrizione, metteremo fine a tutto. Mi dispiace, io non ce la faccio. Molto impulsiva. Erika, va tutto bene. L'altra è troppo scontata. Sì o no? Mm.
Magari hai bisogno di un secondo. Esatto. No. Che bella. Bene. Bene. Tua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita. Ah, ah, ok. Lavorò qui. Mi ci vuole ancora un po' per... Siamo un po' all'inizio. Non mi abituerò mai. E infine, morì qui. Mi dispiace tanto, Eric. Avrei dovuto esserci per te, avrei dovuto fare di più. Non siamo parenti. Non era sua responsabilità. Tuo padre era il mio migliore amico, tu sei la sua unica figlia. Non ho scuse. Mi dispiace. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Ti serviranno queste. L'idea sta qua, ti giuro, va stranamente, mi sta facendo arrabbiare. Troppi segreti. Troppi segreti. Spolvera! Posto! Auto! Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Ci hanno sempre portato fortuna. Lasciami stare! Lasciami in pace! Lasciami! Mi spiace. A volte le ragazze hanno giorni difficili. Ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro. Anna, non credevo fossi in piedi. Questa è Erica Mason. Starà con noi per un po'. Non ti ha sanguinato addosso stamattina? Porto questo alla dottoressa Ballard. Bene, che fai anche ricordare. Profumi. Vuoi venire? Vaffanculo. Bene. Oppure potresti squassartela con Tabi. In realtà stanno per servire il pranzo. È un bel mazzo. Potresti andare a mangiare un boccone con le altre ragazze per conoscerle. Certo. Potrei andare a conoscere le altre ragazze. No, il dolce no. Ci osservano. Prendi la frutta. Fatti affari tuoi. Mi piace se prendi la frutta. Che cosa fai? A nessuno piace il disordine. Non hai fame? Fino a che ti vedo avanti. Devi mangiare. Ma sprechi il cibo. Mi fai mangiare? E abbiamo del lavoro da fare. Ma che cacchio ho avuto? Perché? Non ce l'ho fatta. Ma perché? Signore. Hai saltato un punto. Qui. No, no. Dai, malati di pulito. A cosa servono le cinghie? Devono tenerci al sicuro. Perché si vede che ti si matta. A volte da noi stessi. Sì. Soprattutto da te. Mio Dio. Mio Dio, tutto inquietudine. Tutto solo. Aiuto. Vieni qui. Faccio vedere una cosa. Blocca la porta. Blocca la porta. Blocca la porta. Dopo. Blocca, no. Blocca, va via. Vai. Blocca. Cioè, questa qua magari schizza male. Sì. Mamma mia. No. Vedi,
Bene, bene, bene. Qui non ci possono sentire, ma stanno arrivando. Arrivano sempre. Io non mi fido di questo. Non credo che dovremmo stare qui. Oh, non glielo dire. Non voglio vedere di nuovo gli animali. Kirsty. Complimenti. Kirsty, che stai facendo? Se non faccio la brava, gli faranno male. In più per prendere anche le pastiglie. Non hai il permesso di chiudere la porta? Sì, scusa. La scopa è caduta, ma l'ho sistemata. Erika mi ha aiutata. Guarda sotto il cuscino. Mi intrippa. Adesso un pochettino. Che cosa nascondono, Kirsty? Perché ci osservano? Vengono di notte e ti fanno vedere gli animali. Poi ti danno la roba rosa e dimentichi. Guarda sotto il cuscino. La roba rosa. Vedrai. Ma è droga! È brava, Guardiamo, Amio! Amio! Che bello! Quanto sei pazzo! La roba rosa! Di solito la roba bianca, faccio. Bene? Molto inquietante. Voglio! Hai fatto te! Oh, mamma! Hai fatto te! Ma i disegni di mia sorella. Ma che brutti. Cos'è? Proprio lui, ma è proprio Disegni. No. Disegni ha schizzato proprio. Sì, cacchio. Bene, non ha senso logica. C'è sempre sta farfalla. Sì. Mi piacciono i conigli. Sono i miei preferiti. Sì. Sparati un colpo di fisica. Ciao, posso fare questo? Ciao. Cristo, mi hai fatto morire di paura. È da parte della Ballard. Per riscaldare un po' l'ambiente. Profumo. No, ti ringrazio. Non mi serve. Ti trovi in una camera da letto improvvisata in una clinica psichiatrica. Non so, sono più tanto di là. Questo ti aiuterà. Dai, proviamo a mettere un po' di pepe alla situazione. Forse hai ragione. Deve un po' smollarsi, non può essere sempre serio. Abbiamo tutti giornate storte. Noia. Ecco qui. Devi girare la rotella ed è pronto. Bene. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Bene. Un po' di sicuramente gli fa qualcosa, però voglio vedere. Sarebbe questa la roba rosa? Pelli di rosa. Bene, sedute sapanti. Ma che... Bene, perfetto. Bene. Satanismo. Non mi ricordo. Appunto, non mi ricordo. Satanismo. Erika. Faccissimo. Tutta roba qua di Grinch. Finalmente. Alzati. C'è posta per te. Sembra roba costosa. Ma dormite o fate finta? Non lo so.
per qualche cosa per te. Che cosa fate? Oh. Erika ha ricevuto un regalo. Ma sempre sta qua in mezzo. Oh. Ah, non per Erika. Punto T? No, non te lo. Sto pacco. Amazon. Bene. Vedi. Perfetto. Questo è orrenda. Bene. Sta attenta. Ciao, sono Chucky. Voglio giocare con te. Pure ti mettendo pure la mano. Sì, sì. Oh, blandio, blanda. Bene. Max? Stai bene. Ah. Cos'è le reti voodoo? Con le bamboline? Che è successo? Ah, non lo so. Ma dai, dai. Netta, netta. Ricordi. Bene. Mai, bene. In primo piano. Bene. Che bellezza. Che vaffa. La scatola è stata spedita ieri. Stiamo cercando di ottenere una descrizione del mittente. Ecco, guardi questa. È la casa di Karl Steinbeck, il portiere di notte. Abbiamo una squadra lì. È scomparso. Perché aveva quel simbolo tatuato sul braccio? Una volta era sull'insegna all'ingresso. Viene dal tempio di Apollo a Delfi, in Grecia. Il loro motto era «Conosci te stesso». Tuo padre trovò che era adatto a noi. Dopo la sua morte togliemmo i simboli. Ma siamo a metà più o meno. È rimasto. Sto per capire. Penso di sì. È morto. Non c'è il corpo. Per capire il tempo dell'azione, cioè sai tutto qua l'azione oppure tutta nel finale. Appunto, sai. Secondo tre, me tre quarti di due, sì. Mm. Sì. Perché adesso mandare la bambola? Un film thriller. Molto scalo, ma ce l'ho con me da quando ero piccola. Ma l'ho lasciata nel mio appartamento. Dovremo tornare a casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro, controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti, qualunque cosa le serva. Pare che dovrà restare qui per un po'. Tranquillo. Vai. Va tutto bene. Tu pensi che va tutto bene? Ma secondo te? O fai l'uomo o entro? No, io mi cavo addosso di tanto. Amo, entra tutti, prego. Va bene. Tutto a fare. Ma perché? Mi dispiace. Chiedo ai vicini se hanno visto qualcosa. Sono delicati. Tanto hanno rotto la foto. Importante, secondo me. Polizia, c'è stata un'irruzione. Oh, merda. Resti dentro, chiuda la porta. È l'appartamento della tipa? Quello che ero ubriaco, no? Polizia, aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Sto per sfondare la porta. Un bel calcione. Shall we?
tutta la vita. Vabbè. Sì, sì che l'uomo. Ah. Bene. Sì, call center. Call center, oh, ero pericolo, pronto? È pronto. A fanculo. Pronto, lo metto giù. Rispondiamo. È pronto. Oh. Pronto? Loro ti mentiranno. Cercheranno di metterti contro di me, ma non devi permetterglielo. Perché fai questo? Per aprirti gli occhi. Per mostrarti la strada, Erika. Tu secondo sei te chi è? Falla. La ragazza. Secondo me? Secondo chi è? Come io, allora, la, domanda. Lei è perché l'hai già vista? Erika. No, io l'ho vista. Insieme. Alice. No, secondo me è quella bionda. La bionda proprio? La vecchia, la... Ah! La direttrice. Ah, secondo me è quella, direttrice. Quella, perché prima sta attento anche alle voci. Giusto. O la riccia o la direttrice, perché la passa non può. No, beh. Si alzi. E chissà per... Dobbiamo andarci. Chissà per questa telefonata qua. Carl Steinbeck è morto. Mi piace Anna. È divertente e gentile. Ma deve essere stata cattiva perché si è ammalata. Ma dovresti firmare il biglietto. Non si sa mai, l'ultima non è migliorata, era amica di Toby. Disegnava sempre, anche se era molto strana. La trovarono mentre cercava fantasmi. Vai, si firma. Vai. Bella. Maria. Quando sei cattivo, ti portano via e ti fanno vedere gli animali. No, questo animale è molto bravo. Me lo ha detto mio padre. Era il bello il gioco dopo. Sì. La parte comica. Sono stata cattiva. Sanno che ho parlato con te. Hanno rotto il nastro. Ecco come lo so. Vedi? Le cronache di Narnia. Vai, c'è la porta segreta. Vedi? La porta è... Sì, dai, dai, quello che lui hai visto ti portano via e ti fanno dimenticare. Cazzo, dai che venerdì. Ma perché non puoi andare avanti te? Non puoi entrare. Non hai la chiave. E dammi a te. Bene, adesso vogliamo tirare il portinaio. Non è quella che ho all'inizio. Stanno portando. No, è quella stronza. Ah, sì. Ma sì, tranquilla. È tipo l'amica stupida del gruppo. Dove? Che importanza ha? Lei non tornerà. Faccio strani sogni. Petali rosa che cadono dall'alto. Adesso muore. Dopo il sangue. Non l'avevi notato, amo. Non devi esistere.
Tu non devi esistere. Sono Stranger Fai Things. Schifo. Tutto Stranger Things. Dormi un secondo. Per me piaio, mi fanno paura. Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nella parte. È quasi tutto in laboratorio, ma vorrei controllare un paio di cose. Non preoccuparti. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui. Non so cosa possa dirvi che non sappiate già. Dobbiamo solo controllare alcune cose. Niente di importante. Vi aspettavo. Entrate. Ispettore capo. Ispettore capo. Ci siamo vicini. Che brava donna. È lei. Il ritratto della sua amica. No, no, manca qualcosa. Ok. Che mi dice di questa? L'abbiamo trovata nel suo appartamento. No? Trascina. Ora? No, inaspettatissima. Una paziente alla Delphi House. Era una grande amica di tua madre. Era molto protettiva con lei. A volte in modo aggressivo. Protettiva? Lei era difficile, a volte violenta. La sua infanzia fu estremamente spiacevole, ma l'amicizia di tua madre le diede grande conforto. Erika, la notte in cui morì tua madre, Mia Green entrò nel dispensario, si procurò un'overdose e morì. È impossibile. Abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo. Fino ad allora cercheremo di rintracciare l'ultima chiamata. Sono i 5. Le dispiace. Scusi, mi dispiace. Tenga. Sì, sono il sergente Blake. Dobbiamo parlare. Sì, subito. Devo andare. C'è un intruso alla Delphi House. Vengo con lei. Lei no. Non è sicuro. Ok. State attenti. Erika. Stai bene. Sai, c'è troppe cose. Andate. Ari! Ci penso. Quando vede il bagno in fondo al corridoio, non può le cose strane. Vada a darsi una ripulita. Poi parliamo. Bene. Va bene. Voce che è arrivata la tipa.
Perfetto. Infatti Stein bravo, perfetto, che schifo, una cosa bellissima, pizza. Era tipo pazza. Ciao Eric. Immaginavo troppo tranquilla, eh? Lo sapevo io che era arrivato il tempo, te l'avevo detto. Shock. L'hai ucciso. Lo meritava. Come tutti loro. L'ispettore capo, Steinbeck, Joar. Erano tutti coinvolti. Non ti farei mai del male. Sei pazza. Ha dato loro sua figlia. Il sangue del suo sangue. Sono qui per proteggerti. Hai ucciso mio padre. Lui mi ha reso un mostro. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. Lo sapevo che c'entrava qualcosa. Un altro mondo sotto Delphi. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Ce n'è un altro. Ed è proprio lì, di fronte a te. Le serrature sono nei muri. Trovane una e vedrai tu stessa. C'è una vecchia fattoria nel bosco, tra qui e Delphi House. Ti aspetterò lì. Vieni sola. Sarei dovuto restare. Non c'era nessuno qui. Solo una ragazza che è entrata nella farmacia. Qualcuno è ferito? Solo qualche graffio. Niente di grave. Mamma, stai bene? Posso fare qualcosa? Ha detto che era morta. Io l'ho vista, era proprio lì. Non so cosa dire. Qualcuno è sepolto nella sua tomba. Abbiamo una squadra che ci lavora. Faremo alcuni test per esserne sicuri. Cerca di dormire.
è il mito sopra i boschi. Mi sembra di impazzire. È tutto ok. Cerca di dormire. Sicura che non abbia detto niente? Qualcosa che ci aiuti a trovarla? Forse so dove trovarla. Come ti sembra per adesso? Ci sta. Cioè, all'inizio ero un attimo distratto da sta cosa di andare avanti, però cioè, di costruire io la storia. Perché pensavo di perdermi il film, invece adesso ho capito. Aspetta qui. Ci sta. Resta in silenzio, chiudi le portiere e sta giù. Io torno presto. Vengo con te. Fammi dare un'occhiata. Se è sicuro, torno a prenderti. Resta qui. Sarai al sicuro. Senti, cerca di non fare casino. Credo che tendenza avrei registrato tutto su una bestia. Sì. Bene. Se sei ormai, guarda. E tu? Ah, ok. Vabbè, ma scusa, è un poliziotto, è normale che abbia un blocchetto. Fa tanto tutti. Però questo, no, aspetta, si può tornare niente. No. No. Era quello scritto nel tavolo. Sì. Esatto. C'è una luce dentro, ma non vedo nessuno. Erika, no, non leggerlo. Niente di personale. È il mio lavoro. È giusto così. Sono qui perché mi fido di te. Per catturare lei. Possiamo farlo insieme. Per fortuna ho detto... da sola. La che ha detto. Grande classico. Ovvio. Le sette sono proprio così. Esatto. Va bene. Ovviamente. Sta. Per creare l'atmosfera. L'atmosfera proprio quella. Tenebrosa. Allora, intanto... questa foto c'era... Che cos'è? È solo una vecchia foto.
È difficile fare tutti i giochi comunque, devi cercare di collegare tutto. Tanto è quello, è il senso psicologico. Voglio fare. Pacconcini. Questo qui è un potente allucinogeno. Ecco, adesso ci manca un bel corpo disteso su sto tavolo. Eccola là. Perfetto. Questo io capo. Eccolo qua. Eccolo qua, perfetto. L'avevo detto da sola. Tu non mi hai dato ascolto da sola. The Shining. E basta così. Sempre in te. Un cervo, una volpe, un coniglio. Cercano visioni del futuro, ricchezza e potere. Ma non possono vedere senza una farfalla. Ok. Per questo ogni gli serve un corpo. Per questo vogliono te. Ah, sì. Sua madre aveva una farfalla, esatto. E adesso aveva un'altra farfalla. Esatto, pregare. Ecco perché gli avevano dato la bambola allora. È prigioniera, Erika. Esatto. Unisciti a me. Nah. Io vorrei farlo. Insieme possiamo salvarlo. Sadik. Come si fa? Cacchio, voglio salvare mia mamma io. Cioè, la lascio là, rifiuto, cosa faccio? Niente. La faccio vedere un po' che mi fido di lei, comunque. Non lo so. Sei tu, Erika. Sei sempre stata tu. Mi parlava del futuro. Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Ma quindi sta riccia qua è la stessa che abitava davanti a casa? Di una grande sacerdotessa. Col o è un'altra? Dovrebbe essere la stessa. Che cosa mi hai fatto? Come sono arrivata qui? Con questo l'ha fatto tuo padre. Lo ha attestato su tua madre. E lo ha fatto anche su di te. Potrò farti fare qualsiasi cosa se lo inalerai. È così che ci ha plagiato e ci ha reso sue schiave. Per riscaldare l'ambiente. Profumo. Mi piacciono i conigli. Sono i miei preferiti. Questo non capisco cosa c'entra. Ah, ok. Suo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tuo padre. Erano i suoi preferiti. Faccio strani sogni. Petali rosa che cadono. Li porto alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Siamo verso la fine?
Cioè, sta ricollegando tutto. Cioè, perché l'ha inalata? Cosa credi che lui abbia bruciato in quella lampada? Cosa credi che abbia fatto a te? Esatto, ok. Ora si capisce tutto. Esatto. Secondo me è un effetto collaterale. Sto morendo. Mara. Per quanto ancora? Non ha importanza. So di essere un mostro. Io merito di morire. Però tu verrai con me. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Una ragazza che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Sai delle sacerdotesse e del fuoco? Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Tuo padre convinse Lucien che unendo la scienza e i rituali potevano vedere il futuro e controllarlo. Tua madre era il pezzo mancante. Immaginavo. Però adesso lei ha la collana, quindi deve metterla. Tua madre è viva, ma si sta spegnendo. Vai, tirala fuori. Di lei sono ciechi. Non ci vedranno arrivare. Possiamo farla finita. Possiamo andare a liberarla. Taglia il filo. Tienilo, potrebbe servirti ancora. È lì. Il medaglione. E gira, via. Devono averlo sigillato. Seguimi. Dentro potete aspettare che passe. Gli agenti via del russo. Non possiamo lasciarlo vivo. Darebbe subito l'allarme. Come si fa? Sì. Non avevi altra scelta. Beh, immaginavo. Infatti. Tanto l'avrebbe fatto lei. Per vedere qualche cambiamento nella sua routine, cos'è? Forse potremmo aumentare il dosaggio notturno. Delle attività alternative che potrebbe fare per migliorare il suo. Credo che il suo stato mentale non sia. Qui ci vedranno.
Non hanno visto una porta aprirsi. Dobbiamo staccare le luci. Okay. Okay. Porta segreta. Non abbiamo molto tempo. Sia necessario. Prendi questa. Promettimi. Se ti serve, usala. Te lo prometto. Grazie. Vattene. Non ti voglio qui. Mio padre è morto. Tu eri con lui e l'ha lasciato morire. Ah, è il tuo padre. Ah no, ok. Ok. Vai. No, classico. Ok. Vai. Devi andartene da qui. Va più lontano che puoi. Non c'è più nessuno. Io non ho più nessuno. Non puoi fidarti di nessuno. Ma devi uscire di qui perché è pericoloso. E tu cosa farai? Ti caccio, Pia. Tieni la testa bassa. Non fermarti per nessuno. Ah, il testa d'alto viene con mia morte. Dai, metti il ragione. Tanto sicuramente la serve. Sicuramente. Aspetta! Colpo di scena! Colpo di scena! Strano? Sta ad aspettare. Strano, vabbè. Dai, intanto. Io mi salvo il culo. No? Vai. Cos'è? Toby deve fare la terapia. Interroga. La lasci in pace. Ti stanno cercando. Hanno trovato un corpo in giardino. Guarda. Io credo che tu sia malata. Se ne vada adesso.
so, non dovrei essere qui, ma non potevo abbandonare Toby. Dopo, a scoppio ritardato. Dopo vieni, dopo. Sempre dopo. Fa qualcosa. Va bene? Merito, cavagli il tubo, gli ho calato il tubo. Fai qualcosa. Cazzo. Vai. Aspetta. Bene. Vai. Vai. Avanti. Perfetto. Giù, giù. Dai. Dai. Io non ti dico. Bene. Ok. Perfetto. Posto. Va bene. È andata. Oh. No. Non hai sbagliato, dai. Io devo andare. Va bene, allora devo mettere. Va bene, vai. Io voglio che salvi sua mamma. Non smettere. Ti prego. E io faccio le cose te. Bene, grazie. Non è colpa mia. Vai, prendi. Mica me la porto dietro, però un bambino neonato. No, adesso ti segue è dietro. Erika. Un po' tutti rompi. Un po' tutti rompono. Che cosa è successo? Sono io. Tutto complotto. Ti prego. Non mi finire. Metti giù la pistola. Erika, qualunque sia il problema, possiamo risolverlo. Te lo prometto. Ascolta, adesso parliamone. Dammi il tuo medaglione. Erika, ti prego. Questo non ha alcun senso. Ora devi calmarti, mi stai facendo paura. Credo che tu sia malata. Hai bisogno di aiuto. No. Lo so che nascondi qualcosa. Là in fondo, dietro la porta. No. Questo posto è vecchio, lo usiamo solo cazzate. Non c'è niente. Ci credo, sono entrata da un armadio, quindi appunto c'era una pagina. Più pericolosa di quanto immagini. Facciamo tutte lo stesso sogno. Tutte quante. Non è insolito quando delle persone vivono insieme in un ambiente chiuso, soprattutto se hanno più non o meno la stessa età. Ti sei fatta delle amiche, vero Erika? Se resti qui, potremmo curarti. Puoi fartene altre. Amiche, rompi palle. Ma... pazze. No? Mio Dio, che cosa hai fatto? Mia madre è ancora viva. La devi smettere con questa fantasia, devi lasciarla andare. Maledetto. Non c'è l'opzione, spara. Se ti aggrappi a questo, è troppo facile. Per sempre. No?
proprio vicino. Ti prego. Vai. Fidati di me. Cioè, sì, sì. Occhio. Metti giù la pistola. Mia Green è morta, Erika. È nella tua testa, è una fantasia. No, quel cazzo che la risparmio. Esatto. Vabbè, capito. Vabbè. Scelta. Cioè, scelta fatta. Abbiamo visto gira. Quelle robe ci saranno. Sì, eh. E lui è tutta, tutta promozione. La promozione. Promozione. Pure con i diamantini. Vedi che aprirà la porta più importante. Posso. Pensa che è tutto in green screen. Green screen. Schermo verde e riproposto solo gli attori che recitano da soli e tutta la vita circostante, tutto il computer. Ah! Oh, in massa. Ma tanto vero, ma... No. Cioè, dovrebbero fare il doppio del lavoro di un film normale, perché devono esatto. fare tutte le funzioni. Sì, infatti, esatto. Vabbè, che sono abbastanza... Ma comunque c'è su Netflix il film che ti dicevo delle scelte del videogioco. Ed è anche un attore strafamoso. Se me lo dite sotto nei commenti, grazie. Va bene? Inizio, okay. All'inizio, a posto, siamo ritornati quasi all'inizio. In un'altra stanza. Bene, perfetto, sarà quasi finito. Io ho delle cose naturali da fare, ma aspetto. Comunque, la natura chiama, ma non importa. Aspettiamo, facciamo aspettare. Grazie. Credimi, non è semplice neanche per me. Perché ti scappa? No, perché ho il ciclo. E sto soffrendo come un cane. Però ce la posso fare. Brucia. Lasciamo. Quello questo. C'è tutte le prove, via. Foto, è finito tutto, via. La sua mamma. Oh, incarnazione. Ma che spirito. E mo? Posto. È già cessato, è già spento. Ah, tutto dentro, quanto può... Mica lasciati tutto alle spalle, tuo padre ti ha tradito. Io tanto a posto. Cioè, tuo padre ti ha tradito, ma Fantasie? Questa qua è sempre. Sempre qua, sempre mezzo, sempre. Da nulla così. Ti giri, c'è sempre lei, ma. Bene, è finita così. È finita così. Dolce amaro. Che dolce amaro. Sto male. Allora, dai. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Tanto quelli stanno parlando scelta. A posto. Proprio dolce amaro. Tante scelte. Bah, alla fine. Io direi che. Ma alla fine come. Farei un'altra storia. Nel senso, proverei altre scelte. Però, come tanti dicono. Non è male.
Come tanti dicono, voto? 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 Sono partita guardando il trailer e ho detto, ma schifo, quindi gli darei un 5. Però adesso che ci ho giocato gli darei un bel 8. Bel 8? Cioè, consiglio. Esatto. Spacca all'inizio un po' lento, però dai. Faccio l'uscita di scena. Ci vediamo nel prossimo episodio. No? Va bene. No? Va bene, sì, va bene. Vai, protagonista, sei te, vai, fa quel cazzo che vuoi. Ci vediamo nel prossimo episodio. A posto, e ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, condividete. Mi tocca scrivere tutta sta roba qua perché mai. Comunque, voto 8. Molto, molto tranquillo, molto lento, ma con vicende colpi di scena un pochettino. Ci sta, è un thriller molto psicologico, ci sta. È un pochettino di merda alla fine, sono stato un po' sì, non me l'aspettavo. Così, un pochettino così. Pensavo che... Ci sono rimasto veramente male. Ma... pensavo che scattava l'altra, okay? Io pensavo che ritrovasse sua madre alla fine, però vabbè. Appunto, ma non so. A quanto pare le scelte che ha fatto hanno portato va bene, però del conseguente lasciarsi alle spalle tutto a posto. A posto, ragazzi, un'ora e mezza, non lo so, va bene. Esatto. Bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Speriamo che vedete. Che vi piace. Che condividete. Insomma. Ovviamente che condividete. Che è importante. A posto. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima. A posto. Ciao. Ciao ragazzi. Alla prossima.